Radio DJ. Tra poco Cattelan con Alessandro Cattelan. Aspetta che quando trovo i fogli l'inizio della settimana è già tutto in salita. Billie Eilish, Birds of a Feather, che vuol dire, Maurizio? È un modo di dire, adesso non mi ricordo. Slang, vero, perché sì, così slang, letteralmente non vuol dire niente. Uccelli di una piuma, uccelli di rovo, sì. Lo vedevi uccelli di rovo? No. Com'è che si chiamava quello di uccelli di rovo? Uccelli di rovo, per i più giovani che ascoltano Radio DJ, era uno sceneggiato. È una soap. Sì, era una soap opera, sì, era. Però non era tipo Beautiful, protratta all'infinito, era una cosa abbastanza circoscritta, cioè finiva entro un certo numero di puntate. Vuoi che guardi su Wikipedia, perché non sono molto esperta. Ma sai che Uccelli di Rovo è proprio uno dei primi benchmark della mia infanzia, è proprio una di quelle cose che sentivo nominare senza però averla mai veramente vista, cioè Padre Ralph, com'è? Padre Ralph, era la storia di questo prete che ciulava. Sì, no, c'aveva una storia con una, mi sembra. Era uno degli apici del periodo in cui venivano tradotti in italiano ancora i titoli, no? Poi sempre meno, adesso quasi più, però insomma l'ultimo caso eclatante è Se mi lasci ti cancello. Come si chiamava in originale Uccelli di Rovo? Credo fosse pari pari, perché è The Thornbirds. Ah, ok, cioè gli uccelli un po' stropicciati. Stropicciati, sì. Si vede. È sempre quello del prete. Buongiorno a tutti, ragazzi, direi che abbiamo iniziato alla grande. Bellissimo. Non possiamo che peggiorare da qua in poi. Sigla! The Thorned Birds. Battero non sta. Non sta. No. È un uccello sgualcito, anche Battero oggi. Yeah.
cacchio, ma è tutto bongiovato questo prete qua. Si faceva le mesh, no? Era tutto con i capelli cotonati. Sì, padre. Ma anche i tratti proprio. Sì, somigliava, è vero, un po' Bon Jovi, era un po' Bon Jovato. Buongiorno ragazzi, ci sono io, Sandrino Cattelan, c'è sì. Maurizio Rossato, c'è la Fosca, Battero non sta, se avete... è a fare il figo. Ah. Sai che lui ogni tanto ciclicamente ha bisogno... Con la mano tra i capelli? Ha bisogno di andare a fare il figo. Quando vuole fare il figo, tra le altre cose, non lo vuole mai fare con noi. Cerca sempre una soluzione esterna e quindi è in giro a fare il figo. Se avete una carenza di Battero, lo potete trovare nella nuova puntata di Stasera c'è Cattelan Supernova, che è uscita questa mattina. Con Giuseppe Cruciani. Bello. Sì, lui è proprio uno che crea sempre discussione. Una roba che mi fa ammazzare sono quelli che scrivono: ah, il bellissimo il podcast, no, ma con Cruciani mi hai deluso. Ma dai, ragazzi, scusa, si invita gente a parlare, non è che si sposano le cause. Non l'hai salutato? Perché io con Cruciani ho lavorato all'inizio, quando facevo... Veramente? Certo. L'hai lanciato? Quando ancora non aveva la Zanzara come programma. Sì. Io e Cruciani lavoravamo a Radio 24. Ma pensate, anche perché nel podcast parliamo anche del flirt con Radio DJ, perché sai che a un certo punto lui ha avuto anche un flirtino con Radio DJ, poi ha fatto una scelta diversa, è rimasto a Radio 24, eccetera eccetera. Però insomma si parla anche un po' di retroscena della radio. No, la cosa che mi fa sempre sorridere è quando inviti una persona che è molto divisiva. Ci sono quelli divisi. Ah, mi hai deluso. Ma cazzo vuoi da me? Scusa, io invito uno e ci parlo, poi non è che devo sposare la... Ma poi si può anche ascoltare per poi decidere di non essere d'accordo. Madonna, ma io guarda, no. Devo dire, a me poi è una persona che sta, devo dire, molto simpatica. La maggior parte delle cose non mi trovano d'accordo, però comunque mi sembra molto simpatica. È un confronto. La settimana scorsa stavamo parlando, dopo le elezioni di Trump, ecco, la puntata con Cruciani l'abbiamo registrata prima delle elezioni, perché lui è grande tifoso, grande sostenitore, mamma mia, sì, lui è grande sostenitore di Trump. L'abbiamo registrata prima dell'esito delle elezioni. E quando parlavamo delle celebrities che si schierano, eccetera, eccetera, qualcuno diceva, no, invece è giusto che gli intellettuali parlano, e abbiamo parlato della differenza fra intellettuale e celebrities, cioè viviamo in un mondo che sovrappone sempre di più la fama al contenuto, cioè chi ha fama non è detto che abbia il contenuto e viceversa, quindi gli intellettuali esistono. E mi ricordo che qualcuno mi aveva scritto e avevamo detto, poi gli intellettuali in realtà si esprimono, è che magari dicono cose un po' più complesse, non per tutti, che ti fanno un po' ci fanno, perché a volte, cioè anch'io non capisco gli intellettuali a volte non cosa dicono, non sempre rassicuranti, ecco, è quello il punto, non sempre rassicuranti, non ti fanno, gli intellettuali non ti fanno sempre le carezze, ti dicono la cosa giusta che vuoi tutto sentire bene. L'importante è che ci abbracciamo. L'importante non è proprio solo quello, no? Adesso c'è da farsi il mazzo. E qualcuno diceva, perché Cruciani è un intellettuale? Ecco, secondo me no. Cruciani è uno showman, sì, che fa molto bene un certo tipo di provocazione e fa quello. Poi è un intellettuale, una persona, secondo me, di una certa cultura. Sì. Il che non vuol dire che è un intellettuale, però è uno che sa provocare, sa stuzzicare, e quindi la puntata è divertente. Galimberti è un intellettuale. Galimberti, Walter City, Arbasino, cioè gli intellettuali sono... Sai che ci metto anche degli intellettuali? Chi? Perché questi sono intellettuali comunque già di una certa statura, divulgatori e anche un po' di una certa età. Sì. Tra i giovanissimi... È un caso? Anche quello arriva con l'esperienza di vita, cioè non si può essere intellettuali a 21 anni. Poi hanno un'altra formazione. Secondo me è un po' Guia Soncini, altra persona con cui... A volte sono d'accordo, a volte certo. No, però ha un pensiero alto, non rassicurante, no. Ti fa incazzare spessissimo, però... Comunque stimola il pensiero. Sì. Sai chi anche? Chi? Io, secondo me. Secondo me io e Maurizio anche, siamo un po' di questa... Scusa, allora ma anche schierarti. Fosca, devo dire, siamo non un po' Walter, di questa... Non Walter. Infatti parliamo di queste cose quando non c'è, non per caso. Allora ragazzi, dai, su, incominciamo questa bella settimana, non vedo l'ora di chiacchierare con voi, è la settimana... Io adesso finito qua, poi devo andare a Roma, che c'è la conferenza stampa, che domani parte Sanremo Giovani. Ma che via vai in questo periodo. Ma infatti sai che sono un po' rincoglionito. Sei stanco? Ma non è stanchezza, è confusione. Pensavi fosse mercoledì. Oh, giuro, oggi sono venuto qua convinto fosse mercoledì. Ho detto, vabbè, oggi, beh, tutto il viaggio in motorino, sì, che ho fatto per venire qua, vabbè, oggi c'è Andreoli, sei tranchi. No, invece... E sai chi manda riassunti dei calendari della settimana Fosca, per niente? Però no, sai tu cosa fai? Giustamente. Beh. Memino. No, tu mandi i memo con i numeri. Ah, con le date. Con le date.
non col, col nome del giorno. Io ho bisogno, io sono più basilare. Io allora mi adeguerò. Ho bisogno del nome del giorno. Quindi sono venuto qua convinto fosse mercoledì e invece no, ragazzi. Iniziamo una grande settimana insieme. 347-342-5220 è il nostro numero per gli sms. Diretta @dj.it è la mail. E noi partiamo con Justin Timberlake. Cuba dei Gibson Brothers. No, 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 ho controllato, è Justin Timberlake. Devo dire che anche dall'inizio mi sembrava più Justin Timberlake che Cuba dei Gibson Brothers. But I guess I was wrong. Don't wanna think about it. Don't wanna talk about it. I'm just so sick about it. Can't believe it's ending this way. Just so confused about it. Feeling the blues about it. I just can't do it without you. Tell me, is this fair? Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Should've known better when you came around that you were gonna make me cry. That you're living a lie. But that's okay, baby, cause in time you will find what goes around, goes around, goes around, comes all the way back around. What goes around, goes around, goes around, comes all the way back around. What goes around, goes around, goes around, comes all the way back around. You claimed, you said that you were moving on now. Maybe I should do the same. Maybe I should do the same. The funny thing about that is, I was ready to give you my name. Thought it was me and you, baby. And now it's all just a shame. And I guess I was wrong. Don't wanna think about it. I'm just so sick about it. Can't believe it's ending this way. Just so confused about it. Feeling the blues about it. I just can't do it. Can you tell me, is this fair? Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Should've known better when you came. Should've known better that you were gonna make me cry. And now it's breaking my heart to watch you run around. Cause I know that you're living a lie. Sono andato a controllare, abbiamo nominato prima Alberto Arbasino fra gli intellettuali, insomma, non c'è più. Sono andato a vedere dove era nato perché avevo il sospetto che fosse di Pavia. E siccome in questo periodo Pavia è Caput Mundi. Ci vivo anche io. Sì, praticamente sì, no, è di Voghera in realtà. Era di Voghera, lì vicino. È più Tortona allora quasi, Cioè diciamo che l'intelligenza l'hanno distribuita più a Tortona che lì verso dove stavi tu. No, l'hanno distribuita lì, è che l'ha presa tutta Arbasino ai tempi. Non è rimasta più per noi che siamo nati lì dopo. Momento. Sentivo del malumore all'interno del mio gruppo, facevo fatica a capire di cosa si trattasse. Pare che questa radio stia regalando
Delle candele? No, che stavo guardando sul file della scorsa settimana. Sì? Alcuni programmi avevano un regalo bellissimo. Per gli ascoltatori? Sì, che io e Maurizio adoriamo, guarda, che sono le Yankee Candle. Cosa sono le Yankee Candle? Come cosa sono le Yankee Candle? Allora, immagino delle candele. Sì. Immagino delle candele che vengono dall'America? Sì. Ah, perfetto. Credo. No, credo. O forse chiamano lì. Perché sono la provenienza? Perché sono così rinomate? Sono belle. E voi le volete? Ma belle esteticamente? Anche. Sì. Scusa, anche. In che modo una candela può essere diversa dalle altre candele? Bellissimo. Diciamo un bellissimo packaging, sì. Che diventa poi un po' arredamento. Ah. Sono di tantissime dimensioni, ma soprattutto sono candele profumate con tantissime diciamo fragranze diverse, sì. E profumano di brutto, di vero, cioè sì. Mantengono la promessa che ti danno, sì. E ci sono le fragranze natalizie, tu ma sono lì. Stupende. Allora beh, prendete il malumore, una candela al sapore di Natale, secondo me è di mandarino, cannella, frutta secca, cannella, chiodi di garofano, sentivo del malumore, quindi Fosca e Maurizio ne vorrebbero alcune. Tra le altre cose, se sono per gli ascoltatori di Radio DJ, tecnicamente noi siamo anche ascoltatori di Radio DJ. Cioè, io quando comunque sono in macchina ascolto Radio DJ. Sono anch'io. Anch'io mentre faccio il triathlon la mattina. Sei partita presto stamattina così. Cosa avevi nelle cuffie? La radio. Radio DJ, certo. E allora forse te le meriti. Nina, mia figlia, è in fissa con le candele ultimamente. Davvero? Cioè, quando magari vai a fare un viaggio così, che non le vuoi portare un regalino, ormai andiamo a colpo sicuro, le portiamo una candela del posto e lei sta lì e studia come Giacomo Leopardi lì tutto al buio con le candeline, si legge i suoi libri, dice, madonna, Gobbo di Notre Dame, ma non puoi accendere la luce, allora le paghiamo le bollette a casa, così, e lei è lì con le candele. Per la luce, non per il un po' tu, cioè secondo me le piace proprio l'immagine, l'atmosfera. Che questa cosa dà, l'atmosfera che fa, si mette lì tutta vicino finché non ci brucerà la casa, no. Perché si metterà troppo vicino, io ho paura dei capelli, cioè, la cosa che dico sempre è, Nina, ma no, vicino così che ti prendo un fuoco i capelli, poi ti incendio. O magari che col libro una pagina piglia fuori. O anche i maglioncini. Sono le preoccupazioni stupide da genitore. Allora, momento. Un altro momento. Dobbiamo aiutare Damiano. C'è Damiano in crisi, saluta me, saluta Fosca, saluta Maurizio. Ciao. È consapevole che Battero non sta, quindi dice possiamo andare oltre. Qui c'è in ballo un ascoltatore della vostra radio. Lavora in una ditta bella grande da 9 anni con 400 persone più o meno assunte. Lui e altre 400 persone. Ho sempre ascoltato la radio, ma da 6-7 mesi, quindi dall'estate più o meno, dall'estate, il direttore l'ha vietata perché secondo lui è un mezzo di distrazione. Di massa. Mi fa venire in mente Footloose. Sai quando c'era il preside della scuola che vietava il ballo? Sì. Ah, certo. È vietato ballare. E tutti quindi cosa fanno? Ballano di nascosto. Quando vieti una cosa, l'unico risultato che ottieni è che venga fatta di nascosto. È un attimo. Io l'ho ascoltata lo stesso fino a venerdì, perché è un riottoso Damiano. Damiano lotta contro il sistema. Quindi di nascosto, infatti, l'ha ascoltata fino a venerdì, rischiando più di una lettera. Ma mi hanno detto, adesso basta. Ecco, io vorrei andare dal direttore e parlargli. Lo faccio o non lo... È quasi un giovedì dilemma, Sì. Vuoi, potrebbe quasi essere un giovedì dilemma. Andiamo a bruciargli la casa. Del direttore. Guarda, ti mando Nina con le candele e vieni lì. Col candelabro. È che non ci dice esattamente che lavoro fai. Perché dipende, ti devo dire la verità, sarei tentato di dire, ma no, ascolta la radio. Dipende che lavoro fai, e ti dico un'altra verità. Non mi viene neanche in mente un lavoro in cui la radio possa essere particolare, immaginando un lavoro di ditta, di azienda, così, dove possa essere particolarmente, forse se hai a che fare con dei macchinari? Sì. Per una questione di sicurezza? Particolarmente un problema, dici? Non lo so, magari ci sono dei macchinari per cui se vai in allarme devi sentire il suono, se le cuffie della radio, la radio, certo. Magari. Allora, facciamo, Damiano, se è una questione di sicurezza, l'ascolti, ci sono i podcast, ci puoi ascoltare in reload, c'è il sito di Radio DJ, puoi ascoltarci in mille modi. Però sembrava più di produttività. Infatti lui dice, non so come buttargli il discorso, ma qualche idea un po' ce l'avrei. Per esempio, dirgli che ascoltandovi il mio morale è più alto e di conseguenza sono più produttivo. È come quando fanno ascoltare la mucca la musica alle mucche. Sai che ci sono del come si chiamano? Dei filodiffusori? Sì, no, no. Porca miseria. Come si chiamano quelli? Degli agriturismi, così, dove magari hanno delle mucche che producono il latte e hanno in diffusione la radio perché hanno scoperto che le mucche con la radio producono più latte, più buono, eccetera eccetera. Fagli l'esempio delle mucche. Digli che tu sei una mucca. Dì, guardi, direttore, io sono un po' una mucca. Mi vede? Guardi, non vede questi occhi bovini. Questi occhi tutti pallati, un po' umidici, che guardano il vuoto. Se ci fosse un treno che passa davanti, io lo fisserei con ammirazione. Sono una mucca.
se mi fa ascoltare la radio le faccio più latte. Secondo me le mucche ascoltano Cattelan. Sì. Sì, sì. Ma noi siamo un programma che come livello intellettuale a quello a quello lì. No, più che altro stavo pensando alle cose che mi distraggono. Mm. Io facevo i compiti con Radio DJ. Motivo probabilmente per cui sono uscito dal liceo con 62 centesimi, cioè il minimo del minimo. Però io facevo sempre i compiti con Albertino. Adesso lavorare, ogni tanto quando mi capita di scrivere, provo a mettere. Allora, se metto la musica tipo stereo, ci può stare. Mm. Se metto la musica in cuffia, faccio un po' fatica. Sai qual è il po'? Allora, che la radio. Perché non è soltanto la musica, in sottofondo la puoi avere e ti aiuta. Ma anch'io mi è capitato magari di scrivere con la musica. Ma noi parliamo. È il fatto che se senti delle persone parlare e dire cose interessanti, come nel nostro caso, adesso poi per il resto capisco, ma nel nostro caso quello è un po' difficile. Cioè, se perdi dei pezzettini. Poi come fai? Guarda, l'altro giorno uno fa: scusate, ma non ho capito chi è Battero. Perché ti sei distratto? Perché ti sei distratto? Se no sapresti chi è. Noi diciamo. Boh, non lo so. Parliamo un po' di quello che ci distrae. Dai, 347-342-5220 è il nostro numero per gli sms. Vi mettiamo. Cosa vi mettiamo? Ah, il nuovo di Elodie e Tiziano Ferro. Si intitola Feeling. Tiziano, ti do una notizia in conclusione. Notizia è l'anagramma del tuo nome. Che vive sulla mia spalla, che cammina insieme a me, che tu blasta. La tua relazione è un buco nell'acqua e tu ci cammini sopra e fai. Sto silenzio quanto ci costa, forse più del Moisa. Vuoi rubare l'anima di una pop star. Ma fai così, mi odi come la R&B. Abbiamo i graffiti uccisi che lì da qualche parte nella tua porta. Profumo sui sedili che sa di noi senza vestiti. È stato solo un feeling. Ti ho amato forse anche troppo anche in più di nascosto. Ad una sera lesse quando eri con lei. Dentro il bagno un'ora ad una festa e lei. Nell'ascensore di un hotel. Al freddo fuori da un set. Nel parcheggio di un cleptomaniaca. Era bella la notte. Era stupida. Però no, però non eri unica. Di me non ti fidi. Solo feeling, solo feeling. L'ultima gemma. Per non annoiarci un solo dilemma. Sinceri o bugiardi. Mi cercavi la sera tardi. Ti scrivevo solamente un indirizzo come taxi. E sì, era bellissimo così. Gli specchi rotti e i tuoi jeans. Ma c'era andata un po' sotto. Forse anche troppo in più di nascosto. Ad una sera lesse quando eri con lei. Dentro il bagno un'ora ad una festa e lei. Nell'ascensore di un hotel. Al freddo fuori da un set. Nel parcheggio di un cleptomaniaca. Era bella la notte. Era stupida. Però no, che non era l'unica. Di me non ti fidi. Solo feeling, solo feeling. Sei tra le poche anime al mondo che sa chi sono. Fottimi e puoi offrirmi da bere come un Don Perignon. E non move on, e non, e non. E ricammissi all'ia. Svegli dalla notte prima. Con il ghetto blast ancora. Spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili. You can dust it off and try again. Ma era solo feeling. Ad una sera lesse quando eri con lei. Dentro il bagno un'ora ad una festa e lei. Nell'ascensore di un hotel. Al freddo fuori da un set. Nel parcheggio di un club domenica. Era bella la notte. Era stupida. Però stupida. Non eri l'unica. Di me non ti fidi. Solo feeling. Solo feeling. Vedi, anche Greta dice: ragazzi, se devo ammetterlo, un po' è vero che la radio distrae, ma non tutta tutta. Però voi sì, perché ci fate ridere e se si perde un pezzo del discorso è un peccato. Capisco, capisco. Siamo difficili. Noi, ecco, se c'è una definizione in questo programma è che siamo difficili da seguire. Mm-mm. Siamo proprio un po' alti. Però questo non ditelo al capo di Damiano, dice Greta. Invece Salvo si schiera con il capo di Damiano. Dice: anch'io ho vietato la radio in ufficio perché distraeva tantissimo i miei dipendenti. Posso ascoltarvi solo io nel mio ufficio privato perché sono il capo, la ditta mia, e faccio il cazzo furfante. Che sono io. Io sono io, voi non siete un cazzo. Quindi lui nel suo ufficio privato ci ascolta, però i dipendenti. Infatti alla fine dice: cosa dite, lo vinco il premio capo dell'anno? Secondo me sì. Boss of the year. Ti vogliono tutti bene. Ti vorranno sicuramente tutti bene. Però è maledetto. Allora ci fermiamo per un po' di pubblicità, ritorniamo tra pochissimo su Radio DJ. Attenzione, riparte l'azione. Cattelan, tutto solo. Penetra. Prova la botta. Rete. Cattelan. Incredibile. Proprio lui.
through sunshine, been through snow. All the colors of the weather. We've been through high, every corner of the sky. And still we're holding on together. I'm all yours. You've got all my love. Whether it rains, it remains. You've got all my love. Hold you if you cry. Be my one, two, three, forever. 'Cause you got all my love. Whether it rains or pours, I'm all. È successo qualcosa con Chris Martin ultimamente? A chi? Allora, oggi stavo uscendo di casa un po' di fretta, perché come vi dicevo prima sono un po'... Intanto bentornati su Radio DJ, siamo in diretta e tutto quanto. Ero in ritardo, esco di casa un po' in velocità e c'era mia moglie che stava invendo per qualche motivo contro Chris Martin. Non lo so, è successo qualcosa, quindi mi chiede... Adesso me l'ero completamente dimenticato. Adesso ascoltando questa canzone dicevo, è successo qualcosa recentemente con Chris Martin? Guardiamo, guardo su Google. Ci sono dei gossip su Chris Martin, ci sono delle news. Che possono aver irritato la moglie. Era lì che ce l'aveva con Chris Martin, che le è sempre piaciuto, però adesso era Chris Martin. Ah, come Chris Martin. Allora, l'ultima che intercettore che è caduto in una botola durante un concerto. Vabbè, non è che puoi fargli una colpa. Povero Chris Martin, mica sarà colpa sua. Mauri, mi sono dimenticato un'altra roba che volevo dirti. Io ho fatto l'albero, Ah, bravo, anch'io l'ho fatto. Domenica, ieri? Sì. Io ho fatto l'albero. Come sta andando il tuo progetto di valutare? Allora, Maurizio... Io sono sempre pronto. Da qualche anno ha questo progetto in mente, cioè... Ritenendosi il più grande esperto nazionale, certo, nazionale di alberi di Natale, voleva valutare i vostri alberi. Quindi se l'avete già fatto, ma dubito, noi siamo un po' delle primizie, dei pionieri. Noi siamo dei pionieri dell'albero di Natale, quindi immagino l'abbiate fatto. Quando lo farete, se volete taggare noi e Maurizio_ Rossato, Maurizio vi offre questo servizio di valutazione e eventualmente correzione dell'albero di Natale. Vi dà un voto e vi dice secondo lui cosa avesse sbagliato. Sono molto critico, lo sai. È molto critico. Allora, oggi si stava parlando degli intellettuali. Maurizio è un intellettuale dell'albero di Natale. Sì. Io sono pop. Sì. Io nel mio albero di Natale sono molto pop. Metto di tutto, tutti i colori, tutte le palline. Ogni viaggio prendiamo qualcosa che poi attaccheremo sull'albero. C'è un po' di tutto. Maurizio è più rigoroso. Maurizio è un po'... è un étoile. Sì.
È un'arte quella del per Maurizio è un'arte. Quindi, se quest'anno vogliamo dare il via a questo progetto, taggateci quando fate l'albero di Natale e poi Maurizio fa una bella gallery dove dà i voti a tutti, vi riposta, vi retweeta lì, come si dice. Una domanda solo per te. Hai messo ancora la neve sotto la allora, di Natale con quella roba che sembra cotone, che non si capisce che cos'è. Quest'anno non ho messo il copribase dell'albero di Natale di cotone che sembra neve per un motivo molto semplice. L'anno scorso l'albero di Natale ha quasi coinciso con l'arrivo a casa del cane nuovo. Sì. Il cane nuovo ci ha pisciato sopra più volte. Ma che bella traversina di Natale. Esatto, l'ha scambiata per una traversina. Perché fa schifo anche lei. Ma che bella traversina lì del Natale. Ci ha pisciato più e più volte e quindi l'abbiamo buttato. Niente. Però adesso è un albero con il treppiede lì in fondo, sì, con la croce. Io ti dà, no, dai, fa schifo. Va bene. Lo devo coprire con un sacco di juta almeno. Va bene. Sai noi da piccoli cosa ci mettevamo per coprirlo? No, sì. Prima avevamo questa carta che era tutta blu, sì, con le stelle dorate, tipo cielo, tipo il cielo del presepe. Quella che usavi come cielo del presepe. L'avanzo. Quello lì, sì. Però scusami, concettualmente sbagliato. Ma sai che storia? Da quando in qua gli alberi stanno sopra il cielo? No, Non c'è il cielo sotto gli alberi. Devi mettere una roba. Metto un muschio, un tappetino verde? Sì. Però anche quello sul cane. Va bene. Lo attira. Quello... No, beh, ma adesso ha smesso di farla più in casa. Sì, io adesso sono o per il treppiedi, così, insomma. Sì? O il vaso. No, a vista fa schifo, dai. Il piede a vista è una merda. No, ma scusami, io ti ho venduto come il più grande esperto mondiale. Scusami. Ma quello, albero finto. Che, a parte che l'albero lo copre di suo. Albero finto dentro vaso? Non lo vedi. Se no, anche il vaso, sì. Ma dai, ma che trasciata è albero finto dentro vaso? Ma poi cade. Ma no. Metterlo nel modo giusto. Sai che c'è sempre anche un sacco di gente che si incazza perché facciamo l'albero prima? Perché ci tengono al fatto che l'albero si faccia l'otto. Ma che cazzo ve ne frega voi? Ma scusate, c'è anche la notizia che chi addobba prima la casa è più felice. Sai che sì. Certo. Beh, io ho questa teoria per cui le luci. Ogni tanto vedo case che hanno sul balcone le luci di Natale tutto l'anno. Non so se è una scelta, se le sono dimenticate, è pigrizia. Però è carino. Le luci, quelle da terrazzo, quelle che nei locali che hanno lo spazio all'aperto ti fanno il perimetro di filo di lampadine. Sai che quella è una delle cose che mi mette più gioia nel mondo. Io come vedo un posto, qualche terrazzo che ogni tanto vedi che c'ha le lucine, così, quando io vedo quelle luci lì, il mio cuore esplode di gioia. Cioè, non c'è niente che mi rassereni come quelle lucine. Sai che più delle volte, secondo me, tra l'altro, sono lampadine che si caricano durante il giorno con la luce solare e liberano la luce di notte. Allora, io sul terrazzo le ho tutte e due. Ho sia quelle con il fotovoltaico portatile, diciamo. Quello, la ricarica solare. Fanno e non fanno. Poi ho messo tutti i fili, quelli attaccati alla corrente con i bulbi, quelli grossi. Cacchio, quella roba lì non c'è niente che mi dia una gioia immediata come... Allora, stavamo parlando di distrazioni, ci siamo un po' distratti, no? Infatti dovevamo parlare di tutt'altro, ma ci siamo distratti. Ma d'altronde la distrazione, cito dal dizionario, è l'assenza del pensiero dalla realtà oggettiva. E noi questo siamo, noi siamo assenza di pensiero... Il nulla. ...dalla realtà oggettiva. Ma che cos'è questo nulla? This is the Cattelan! Siamo esattamente noi. Niente, abbiamo perso tempo, mettiamo una canzone. Abbiamo dilagato. Questa... Oh! Ma tu mi leggi nel pensiero? Vedi. Questa in motorino, mentre venivo qua, pensando che fosse mercoledì. Col vento nei capelli. Col vento nei capelli, me la stavo ascoltando. Non si fa neanche questo, no. Devo dire la verità. Isn't it ironic? Don't you think? It's like rain on your wedding day. It's a free ride on your morning pay. It's the good advice that you just didn't take. And who would have thought it figures? Just to play it safe. He waited his whole damn life to take that flight. And as the plane crashed down, he thought, well, isn't this nice? And isn't it ironic? Don't you think? It's like rain on your wedding day. It's a free ride.
when you're already late. A no smoking sign on your cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic? I really do think it's like red. Durante questa canzone c'era Maurizio che scriveva lì tutto fitto fitto su un foglio. Diceva: Maurizio, cosa stai scrivendo? Stava cercando la punchline, la frase ad effetto, un po' come Cannavacciuolo per il suo nuovo format degli alberi di Natale. Quattro alberi di Natale. Maurizio Rossato conduce Quattro alberi di Natale. Eh sì, devi trovare una roba sì, alla Cannavacciuolo. Questo è l'albero? Sono cadute le palle. Alberi da incubo. Alberi da incubo, è bello. Mi hai fatto cadere le palle. Devi trovare anche tu una frase effetto. Beh, lui più che una frase effetto dà gli schiaffoni. Sì. Tu non c'hai il fisico per dare gli schiaffoni. Non c'è il fisico. Vi giuro, ragazzi, il mio capo mi ha beccato a ridere da sola davanti al PC mentre vi ascoltavo in cuffietta. Adesso pensa che stia parlando con le piante della scrivania. Radio vietata, ma conversazioni con i cactus invece sono concesse. Elvira. Sì, fa meno spavento. Vedi che però ti abbiamo distratto. Cioè, lo so, facciamo. Io faccio l'insegnante e la mia vera distrazione sono gli studenti che chiacchierano. Vorrei poter ascoltare la radio in classe per staccare un po'. Simone, e come fai? E come fai? Ragazzi, dai, state lì che io devo sentire il volo del mattino. Per favore, dai, che c'è Fabio, che c'è. Pensavo c'è che... la poesia di Maurizio, il momento elettronico, dai. No, pensavo avrebbe detto. Sarei interessata a sapere di cosa stanno parlando. Sì, se vorrei conoscere le loro conversazioni. No, lui vuole ascoltare la radio. Una volta ero così preso dalla radio che ho sbagliato cartella e ho inviato la busta paga del capo a tutto l'ufficio. Inoltre a tutti? Che lapsus. Che male. Infatti dice distrazione o vendetta inconscia. Boh, Sergio, lapsus. Non lo so. Era successo anche qua a Radio DJ, una cosa simile. Sì, un inoltre a tutti. Comunque. Sì. Inoltre a tutti è. Allora, poi io ho anche poca dimestichezza con le mail. Io di solito faccio sempre l'errore opposto. Magari nei. Come si chiamano? I thread? Mm-mm. Quando c'è un thread aperto delle mail, io per poca dimestichezza, invece che rispondere a tutti quando dovrei, rispondo sempre all'ultimo che ha parlato. E questo va, sì, ho capito, ma devi dirlo. Devi dirlo a tutti. Però inoltre a tutti è un'arma letale. Cioè, se sbagli l'inoltre a tutti è veramente un casino. Ragazzi, io lavoro in una libreria con la radio accesa, il tempo passa meglio, ma il capo ogni tanto spegne per mantenere la concentrazione. Peccato che poi ci distraiamo comunque tutti lo stesso, guardiamo l'orologio ogni 5 minuti, ci distraiamo ma non ci divertiamo. Quindi il risultato non cambia. Però dai, in una libreria la radio ci sta. Infatti, in libreria perché devi... Cioè, che concentrazione devi tenere? Tanto in libreria, quando hai il cliente davanti, parli col cliente. Quando non hai il cliente davanti... Fa anche atmosfera, anche per il cliente, anche bello. Sì, tra una libreria tutta... silente così, non lo so. Allora, dobbiamo mettervi l'ultima canzone che è della protagonista del mio progetto prossimo, cioè invitare a cena. A pranzo, invitare a pranzo, a cena è troppo formale, una cosa un po' più casual. Frugale. Invitare a pranzo Anna Pepe, perché nella puntata del podcast con Miriam Silla, lei grandissima fan, la voleva incontrare, mia figlia di 8 anni me l'ha chiesto come regalo del compleanno. Che bello. Ieri l'ho beccata allo stadio, Anna Pepe. Ci siamo beccati, lei fa, no, ho sentito la puntata così, ma vengo. Io, veramente vieni. Adesso stiamo organizzando il pranzo, quindi c'è un pranzo in... Anna Pepe, mi sono dimenticato per l'emozione di chiederti... cosa vuoi da mangiare? Se ha delle allergie. Intolleranze, stai seguendo, non so, una dieta, vuoi più proteine, vuoi più carboidrati. Anna Pepe, fammi sapere cosa vuoi da mangiare e organizziamo tutto. Intanto ci ascoltiamo Tonight su Radio DJ. Ma cosa vuoi fare tonight, tonight, tonight? Non rispondo, sono tu. Tonight. Ho sentito che con lei non va. Posso dire che me l'aspettavo. Quando ti vediamo dentro al club, io e le mie ragazze brindiamo. Perché io senza di te mi sento libera. Chiedono you free. Tipo americano mi sembra uscito da un film. Pronta baby dimmi, sei impegnata, sono busy. Chiede do you love me, ma non sono Kiki. Non mi serve che chiami.
So che siamo tutte e due allo stesso party. Don't call me tonight. So cosa vuoi fare tonight. Lascia stare tonight. Yeah, yeah, yeah. Era come un sogno all'inizio, però dopo è caduto come da un precipizio. L'unico che mi aiuta per adesso è l'assenzio. Mi sono trattenuta le lacrime in silenzio. Sto facendo tutto pur di non pensare a te. Ma ho perso punti e forse vinci te. Ma non mi importa più di stare bene. Vedo a fondo il mio dolore nel bicchiere. Mentre lui ti chiama bebe, un bebe. Intanto mi pensa a quello che mi chiede. Perché non sa stare senza. Passo certe sere a sedere nella mia stanza. Non hai fatto abbastanza per noi. Non mi serve che chiami. Le chiavi ce l'hai. So che siamo tutte e due allo stesso party. Don't call me tonight. So cosa vuoi fare tonight. Rispondo solo tonight, tonight. Mentre già mi bevo un altro trick, trick, trick. Tipo un to trick, trick. Quindi lascia stare tonight, tonight, tonight. Tonight. Va bene, abbiamo finito questa puntata senza Battero. Cosa fai adesso, Maurizio? Devo cercare il mio format. Per l'album di cercare la, sì, la frase ad effetto per il tuo format. Format. Quindi cosa abbiamo deciso? Quattro alberi di Natale o alberi di Natale da incubo? Non so. A me piace di più alberi di Natale da incubo. Bello? Sì. Sì, ci sta. Sì. È anche secondo me più facile perché li puoi valutare uno per uno. Non li devi mettere in competizione. Però abbinare l'incubo al Natale non mi piace. Bisogna trovare qualcosa di diverso. Non c'era il film di Tim Burton. Cos'era? Night Before Christmas. Era un po' una roba un po'... Bellissimo. Sì, tutto... Sì. Beh, però univa Halloween al Natale. Univa, univa quei due aspetti lì. Fai Natale da sogno. Albero di Natale da sogno. Li voti in positivo. Bello. Ti devo dire tutto. Ti posso mandare la foto del mio di Peluche, Mauri? Mandamelo, sì, che lo valutiamo. Bravi, bravi. Adesso io scappo in stazione, prendo il treno, vado a Roma. Che domani comincia Sanremo Giovani. Infatti domani sono da Roma in diretta. Ci vediamo là. Sì. Oh, sai che l'ultima volta che ho preso il treno ho beccato un tipo, un genio. Perché io mi addormento anch'io spesso in treno, aeromacchina, così. E poi mi cade il collo. Lui con una nonchalance incredibile si è sfilato la cintura. Sì. Se l'è legata alla fronte col sedile dietro. Ed è rimasto a dormire. Che orrore! Sei tipo Frankenstein, no? Sai quando gli fanno l'operazione che gli... Si è messo la cintura in testa legata al sedile. Però genio. Oh. Genio clamoroso. Lo farai? Secondo me oggi sì. Spero che ti facciano delle foto. Non ho la cintura, vado a comprare una cintura. Ciao, a domani.